esigenze del cliente, nel dire o nel operare apprezzamenti che nei confronti degli altri colleghi che non siano men che corretti, e questi sono, diciamo, gli aspetti Più significativi. più significativi, più banali per un certo aspetto, ma più frequenti. Poi, tra l'altro, purtroppo ci sono anche necessità d'ufficio che nascono. Sono dovute al fatto che il provvedimento disciplinare può essere preso anche nei confronti di chi è moroso Ecco, di presso tipo. gli enti istituzionali nostri, su morosità ovviamente che siano ripetitive e gravi. Questo è un aspetto che noi cerchiamo di approfondire e di discutere perché è delicato, è importante, soprattutto nei momenti e nei tempi che stiamo trascorrendo, che non sono facili Sono facili per la per nostra nessuno. professione, come credo per È tutti, certo. ma forse per noi che per il settore immobiliare è quello prevalente, e queste difficoltà di carattere economico si Riflettono. riflettono in modo significativo e quindi a sua volta hanno queste Certo. cascate per cui provvedimenti in questo senso, se assunti, vengono assunti Da con molta quanti anni attenzione. tu fai geometra? Da sempre? Da meno di lui. A me non Beh, chiederlo. il presidente molto di più. No, volevo chiedere, ecco, cioè sono passati tanti anni Dall'83. dall'83, quindi sono oltre 20 anni, 20, 30, 30 anni. oltre 30 Ecco, no, anni. volevo dire, su questo versante della correttezza e della trasparenza, sono cambiate molte cose. Tu poi sei presidente addirittura del collegio adesso, da un po' di anni. Sì, ma È cambiato qualcosa? diciamo di sì, come è cambiata la società. Perché c'è meno rispetto da parte dei giovani nei confronti degli anziani, ma questo lo rileviamo, come dire, quotidianamente, non credo che sia un problema di categoria, insomma. E c'è anche, ma forse questo c'era già anche prima, una insufficiente presa di coscienza di quello che è il ruolo che uno è chiamato a svolgere, perché sembra sempre, effettivamente lo è. È più facile iscriversi ad un albo professionale che vincere un concorso ed andare a lavorare in un'amministrazione, in un ente pubblico, eccetera. Allora, questa facilità è quasi come dire, anziché percorrere una strada più complicata, la risolvo andandomi a iscrivere all'albo senza sapere o perlomeno senza ponderare quelle che poi sono le responsabilità che sono assolutamente maggiori e quelli che sono tutti gli altri, come posso dire, tutte le altre caratteristiche che ha un professionista, che soprattutto sono quelle di portarsi sulle proprie spalle in autonomia e indipendenza, ma questo con i pro e i contro, quella che è l'attività di tutti i giorni. Questa insufficiente presa di coscienza io credo che sta un po' alla base di tutto, perché non comprendere bene che cosa significa essere iscritti a un albo professionale. Quello devo dire che è lo Ma sforzo maggiore che con lei facciamo. che ha più anni, ha più esperienza professionale, cioè il giovane, parliamo del giovane perché poi queste sensibilità nascono già da appena sì. Ecco, erano diversi ai suoi tempi, Presidente. Cioè il giovane che diventava geometra, che si iscriveva al collegio, aveva questa maggiore sensibilità rispetto al giovane di oggi? Perché Non, ecco, io credo che poi la tutto. sensibilità, bene o male, fosse la Perché poi si dà stessa. sempre la colpa alla società, Sì. ma insomma, poi c'è anche la responsabilità personale, insomma, no? Certo. Gli aspetti comportamentali, a mio vedere, nel lungo periodo di professione che io ho svolto e sto svolgendo, mi inducono a esprimermi nel senso che non è cambiato molto sotto il profilo comportamentale dei giovani, perché l'inesperienza porta ovviamente a compiere degli errori e che oggi vi è un ambiente, una situazione socio-economica Condiziona. molto diversa, per cui in allora, ai miei tempi, era più difficile commettere delle irregolarità perché gli spazi erano sotto questo profilo più ristretti. Oggi si sono allargati, siamo in tanti, ci sono problemi di Certo. sopravvivenza, chiamiamola sopravvivenza, ci sono problemi voglio dire, di ambizione che in allora potevano essere meglio realizzati, oggi sono più
più difficile realizzarli, quindi c'è questa a volte quest'ansia di superare il collega, di superare quelle che sono le regole fondamentali di correttezza. Non c'è dubbio, come peraltro dice il Presidente, che questo cambiamento comportamentale epocale, insomma, che si è verificato, ha indubbiamente aggravato questa situazione. Per cui ci troviamo con parecchie situazioni a dover affrontare, parecchie situazioni che nascono da questi. Senti, Presidente, avete un incontro col Comune, vedo, su questo tema. Domani. Sulla trasparenza siamo stati, sì, proprio sulla trasparenza, ovviamente noi siamo chiamati. Come in qualità di, perché vi il Comune come ente come, ovviamente fa questa... Con il collegio? No. Diciamo proprio, espone tutto ciò che lui ha fatto per quanto riguarda la trasparenza e ha chiamato gli ordini professionali per quanto riguarda parte di loro competenza, mi viene da dire, legata soprattutto all'edilizia, perché poi non voi abbiamo... con il Comune collaborate parecchio. Sì, insomma, assolutamente, no? Assolutamente sì, abbiamo tante iniziative in piedi, ma qua sono stati chiamati, invitati tutti gli ordini professionali a portare il loro contributo e noi porteremo insieme agli altri il nostro, che riguarda ovviamente gli aspetti legati più all'edilizia, all'informatizzazione, a tutti quegli spazi. Tra l'altro vedevo che anche il Comune di Genova si è dotato di un nuovo sito. Di recente. Insomma, bene, quando avrete il nuovo sito poi ne parleremo in dettaglio. Va bene, dobbiamo fermarci, io vi ringrazio molto, buon lavoro Presidente. Presidente. Grazie. Del Consiglio di Disciplina. Chi presidenti si sprecano. I presidenti sono molto importanti, insomma, se mancassero. Grazie a voi e grazie naturalmente ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito. A risentirci, arrivederci.